Bene a tutte ragazzone, benvenuti in questo undicesimo appuntamento della Retrocraft, signori. Allora, piccolo aggiornamento per come è finito il video di ieri. Sono riuscito a ritrovare il punto dove il nostro portale. Ho creato un condotto dal quale adesso scenderemo e creeremo l'apertura. Non sono riuscito a recuperare tutto il mio inventario. Infatti abbiamo perso il piccone diamante, abbiamo perso le Blaze Rod. Abbiamo perso un po' di cose, abbiamo recuperato per fortuna l'ossidiana, l'accendino e le Ender Pearl. Queste erano le cose più importanti, signori. Il resto che vedete qui dei materiali l'ho recuperato in un isolotto qui vicino, precisamente dove cazzo era l'isolotto? In quell'isolotto di là. Sì, è quello? Sì, in quell'isolotto di là praticamente, più o meno, per recuperare un attimino un po' di materiali, per cercare di riuscire a capire di che morte morire praticamente. Mettiamo un attimino qui il letto, signori, dormiamo. È stato terribile, ma ce l'abbiamo fatta. Signori, detto questo, prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, che ogni tanto vi aggiorno anche su quelle pagine di lì. E ricordiamoci sempre che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Signori, la fortezza è sotto i nostri piedi, quindi io direi di scendere nel condotto che ho fatto. Mettiamo tutta quanta la sabbia. Che tra l'altro, secondo me, se la inizio a tirare, le scende ancora prima di me. No, la torcia magari no. Mamma mia, ieri è stato deliroso proprio, signori. È stata proprio una cosa terribile. È stata proprio una cosa terribile. Perché non riesco a salire? Mannaggia, no, io ho dei problemi a salire comunque, signori. Io ho decisamente dei problemi a salire. Non vuoi? Non vuoi? Perfetto. E allora io ti metto direttamente la sabbia. Così, a posto. Ok, così eliminiamo tutta l'acqua, signori. Scendiamo giù e iniziamo a mettere anche tutte le bellissime scalette per tornare su. Allora, mi devi fare una cosa molto semplice, veloce, rapida e indolore. No, magari la pietra la tieni, che mi può tornare utile. Perfetto. Scava e metti le scale, dai. Scava e metti le scale, dai. Scava con la pala e scendiamo giù all'altezza della fortezza, signori. All'altezza della fortezza, cosa facciamo oggi? Intanto speriamo di non morire, già sarebbe un buon passo avanti. Un buon passo avanti, anche perché dobbiamo un attimino fare un attimo di mente locale. Perché abbiamo perso le Blaze Rod, signori, quindi non possiamo attivare il portale. Oggi non possiamo attivare il portale. Perché così rincretinito il nostro pupazzo di Minecraft? Il nostro personaggio di Minecraft è un attimino rincretinito, ma non ci preoccupiamo di questo. Quindi, l'obiettivo di oggi, signori, è scendere giù, creare il portale del Nether, che sarebbe importantissimo, visitare la fortezza, che tra un po' eccola qua, dovrebbe spuntare sotto i nostri piedi. Perfetto. Ora, io non so cosa mi aspetta qua sotto, ma spero non ci sia la lava, perché se c'è la lava, smatto di brutto. Ok. Perfetto, ah, c'è un'entrata direttamente dal mare e io sono tutto scemo, non mi sono accorto che c'è l'entrata direttamente dal mare. Perfetto, c'è un problema di fondo, signori. Dov'è la mia fortezza? Cioè, non ci può essere solo il portale. Che cazzarola è successa a questa versione di Minecraft? Sono un attimo confuso. Sono decisamente un attimo confuso. Dov'è la mia fortezza? Io voglio la mia fortezza. Sono sconvolto, signori. Sono sconvolto, cioè la fortezza finisce qui. Sono scioccato, signori. Sono decisamente scioccato. Abbiamo solamente un occhio per attivare il portale. Allora, intanto andiamo a mettere altri due occhi qui. Uno e due. Quindi ce ne mancano tre, tre, sei, tre, nove. Noi qui ne abbiamo sei. Perfetto. La fortuna ci arride, signori. La fortuna ci ride. Ma scusatemi, ma quindi la mia fortezza dov'è? Non ci posso credere. No, no, non c'è la fortezza, signori. Buggatissimo, buggatissimo. C'è solamente il portale del Nether, il portale per andare dal drago. Non c'è assolutamente nulla. Io non so che dirvi. Questa cosa sconvolge i miei piani completamente. Io oggi speravo di riuscire a visitare la fortezza e invece non c'è assolutamente nulla. Bene, bene. Qui in teoria, qui doveva esserci una fortezza ancora più grossa. Qui doveva esserci la mia fortezza. Dov'è la mia fortezza? Perché non ci sta la mia fortezza? E perché non ho la palla in mano? Perché non ci sta la mia fortezza?
Non ci posso credere, signori. Questo mi ha completamente destabilizzato. Per caso più sotto c'è la mia fortezza? Non c'è nulla, non c'è nulla. No, no, sconvolto, signori, sconvolto. In tutto questo ci servono altri 3 occhi del drago perché non ne abbiamo a sufficienza. Bene, bene. Sconvolto, signori, sconvolto. Non mi sarei mai aspettato una cosa di questo genere. Perfetto. Qui abbiamo già 3 blocchi di ossidiana. Io direi di a questo punto approfittare di questi blocchi di ossidiana per creare il nostro portale, che faremo a questo punto un 3x3. Va bene. Io non sono sconvolto, signori. Sono incredibilmente sconvolto. Incredibilmente e pesantemente sconvolto. Io non so, ci mancava solo questa, ci mancava solo questa. Va bene, va bene, va bene, con calma. Altro blocco. Stiamo allagando tutto, ma non è un problema. Sì, voglio tornare nel Nether, signori. Ci sono rimasto malissimo. Me la blocchi questa cazzarola di acqua, grazie, gentilissimo. Fammela. No, 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 no. Non hai capito il gioco. Va bene, non aveva capito bene il gioco e glielo facciamo capire noi adesso il gioco. Decisamente sì. No, sconvolto, sconvolto, il bug è più totale. Sì, ci manca solo che non devi mettere un blocco di sabbia lì, perfetto. Ci manca solo che mi si spegne la lava quadrata dal portale e non mi funziona più il portale, perfetto. Sconvolto, sconvolto, signori, sono sconvolto, sconvolto e... Oddio, quanto sto odiando queste torce in questa mano, quanto sto odiando le torce in... Me le mette quando non le deve mettere. Ah, io salivo, sono sceso da questo lato. Vabbè, non cambia niente. Facciamo un incrocio di... Un portale che più brutto di questo non ci poteva essere. Aspettate, modifichiamolo un attimo perché veramente, così è veramente brutto. Così è veramente brutto. Ma abbiamo chiuso l'uscita, non ce ne frega niente, signori. Guardate, deluso, 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 deluso. Va bene. Che vedevo di? Che vedevo di? Non abbiamo neanche una spada. Me la posso fare quantomeno una spada? Almeno se devo ammazzare qualche mostro lo posso ammazzare. Mamma mia che ci sono rimasto male, mamma mia che ci sono rimasto male. Dobbiamo semplicemente riuscire a tornare a casa. Non che sia distante casa nostra qui dal portale, però ci andiamo via Nether anche perché dobbiamo, signori, recuperare le Blaze Rod. Dobbiamo recuperare le Blaze Rod. Guarda, abbiamo fatto bene a fare un portale così in basso? E chi lo sa, lo scopriremo fra poco. Allora, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Dove cazzarola siamo? In un punto che non conosco minimamente. Ok. C'è qualcosa che mi ricorda casa? No, vabbè. Vediamo le coordinate velocemente. Io ce l'ho scritta qua, le coordinate. Allora, 18, 64 e 3. 18, 18, 18, 18, quindi dobbiamo andare di là, 18, 64 e 3. C'è un attimo di confusione in me, signori, fatemi un attimino capire di qua come entriamo. Quindi in teoria dobbiamo andare in quella direzione di là. Ok, facilissimo, dobbiamo andare in quella direzione. Bene, ok. Iniziamo a recuperare un po' di netherrack per fare qualche ponte, signori, decisamente sì, decisamente sì. Stiamo procedendo verso casa, signori. La direzione dovrebbe essere questa. Raggiunto lo zero, più o meno. Dovremo un attimino... Un attimo confuso. Un attimo di confusione, un attimo di confusione. Allora, io andando in questa direzione scende quello e quello scende lentamente. Ma se vado di qua scende quello. Va bene, allora facciamo un mega tunnelone in questa direzione. Anche se il piccone... In ferro ci sta abbandonando, ma non è un problema. E andiamo di là sperando di non cadere in qualche buco di lava. Ok, signori, abbiamo fatto un mega tunnel. No, un mega tunnel, no, un mega ponte. Siamo usciti da là e abbiamo fatto un mega ponte che arriva fino a qua. E il nostro portale sta là. Quindi dobbiamo fare un altro mega ponte per arrivare lì e poi da lì saliremo là sopra. In qualche maniera ci riusciremo. In qualche maniera ci riusciamo.
qualche maniera ci riusciamo. Vediamo qualche cosa di lava andando di qui. No, la torcia è messa di là. Bene. E continuiamo, signori. Che cosa bellissima! Volare, camminare sopra la lava. Proprio una delle sensazioni più belle che uno può provare. Io ringrazio il cielo, non vorrei parlare troppo presto, che non ci sono ghast. In questo momento sembra forse il karma, decisamente il karma. Dopo quello che è successo ieri, dopo aver trovato una fortezza solo con il portale, io non credo che esistano queste cose, cioè penso che sia la cosa più strana di questo mondo che sia mai potuta succedere, ma è successa. E niente. Forse il karma non mi sta dando mostri contro i quali combattere in questo momento, mi sta lasciando uno spazio di serenità, forse? E chi lo sa? Io perché parlo? Ecco, perché parlo io? Io perché parlo? Mannaggia a me e a quando non lo dico pure, perché parlo? Perché parlo? Perché sono su un ponte sospeso sulla lava e ci mancava solo il ghast che doveva venire a rompermi le scatole. Bene. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Portale raggiunto, abbiamo fatto un mega ponte che praticamente lasciamo perdere. Torniamocene subito a casa, signori. Questo video è scioccante e va bene così, signori. Oggi è proprio video scandalo, scandalo. Torniamo a casa, andiamoci a coricare il più velocemente possibile prima che qualche mob si ricordi di noi e ci venga a rompere le scatole. Veloci, rapido e indolore. Dormiamo, dormiamo, dormiamo. Detto questo, signori, per oggi ci fermiamo qui. Io poi off camera vedo un attimino di recuperare vedo un attimino di recuperare le Blazorod che ci servono per completare per riattivare quel portale inutile. E poi domani vediamo un attimino cosa fare, signori. Ci organizziamo un attimino. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga. Ciao.